Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. La disabilità, lo sport e l'atletica sono diventati un tutt'uno in occasione del meeting open di atletica paralimpica, svoltosi al centro sportivo comunale di Chiuro, che ha visto la presenza del noto atleta italiano ma di origine cubana, Oney Tapia, non vedente, che l'anno scorso proprio su questa pista firmò il record mondiale nel lancio del disco. L'atleta, appena rientrato da un infortunio, non era ai suoi livelli più alti, ma è stato comunque autore di una buona performance. È la seconda settimana che faccio allenamento, il mio rientro, e ti dirò che mi sento un po', diciamo, regolare. Non lo catalogo, non lo giudico una bella cosa, nemmeno è una cosa brutta. Chiuro mi piace, è la, diciamo, la terza volta che vengo, la seconda ha fatto un risultato bellissimo, che lo considero un posto per me fortunato. E adesso questa è la terza e comunque mi trovo bene. Dall'atleta un messaggio di speranza verso le persone disabili. Lo sport può aprire nuovi orizzonti e rendere la vita più leggera. L'importante è provare, è scoprire che ognuno di noi c'è una dimensione che comunque è lì che vi aspetta, e una volta trovata questa dimensione, ragazzi, vedrete che la situazione per voi sarà molto, però molto più diversa. Un evento valido come campionato regionale in collaborazione con il Piemonte, organizzato dal gruppo sportivo dilettantistico Chiuro. Gare che hanno come scopo quello di promuovere l'inclusione e di avvicinare i disabili allo sport senza limitazioni di età. Un movimento, quello della FISPES, che in Valtellina fatica ancora a crescere e a diffondersi. È già 3 anni che la facciamo qui a Chiuro, allo scopo di invitare più persone possibili con disabilità fisiche a venire qua a provare, a vedere, magari chiederci di provare, a lanciare, a correre. L'obiettivo è quello, portare qua più persone possibili, di tutte le età, dai bambini piccoli ma anche fino a 50-60 anni. Nel centro di Chiuro, in bella mostra, anche una carrozzina, creata per permettere di praticare ogni tipo di disciplina di atletica a persone con una lesione midollare o con una grave cerebrolesione. Uno strumento in grado di adattarsi alle diverse conformazioni fisiche e alle diverse tipologie di disabilità degli atleti. Questa carrozzina, rispetto a quelle carrozzine che sono attualmente in commercio, ha caratteristiche di versatilità, cioè si adatta alle caratteristiche fisiche di ogni atleta, proprio dalle diverse costituzioni, diverse misure antropometriche, e si adatta alle diverse tipologie di disabilità, per cui un atleta tetraplegico può assumere una determinata posizione, la carrozzina viene adattata e questo atleta può correre, e lo stesso anche atleti che utilizzano la cosiddetta posizione inginocchiata possono assumere questa posizione di competizione utilizzando questa carrozzina. Nel pomeriggio è stata la volta della riunione regionale Open per le categorie allievi, junior, promesse e senior, con la presenza di un atleta di livello mondiale, la lunghista britannica Lorraine Hugen, medaglia di bronzo ai campionati mondiali indoor 2016.